Sabato 31 ottobre, l'armatore Vincenzo Onorato, accompagnato da tutto il gruppo dirigenziale della Tirrenia, è venuto nella chiesa del Carmine, a Torre del Greco per il battesimo del figlio del neodirigente Tirrenia, Vincenzo Accardo. Lunedì 2 novembre, proteste e presidio dei lavoratori della Caremar, sotto la sede della società, la protesta nasce da una nuova organizzazione di lavoro, che potrebbe penalizzare i lavoratori e creare esuberi tra il personale. Sardo il presidente, il senatore Silvio Lai, così come uno dei due vice, il senatore Luciano Uras. Toscani tutti gli altri componenti dell'ufficio della presidenza della commissione parlamentare d'inchiesta nata per far luce sulla tragedia della Moby Prince. 140 morti nel porto di Livorno 24 anni fa, nell'incendio del traghetto diretto verso l'isola. Ovviamente un segnale di una sensibilità anche del Senato nei confronti delle due regioni che forse hanno capito di più di questa gravissima vicenda. Un processo interrotto a metà, un'altra inchiesta archiviata, di recente nuove rivelazioni, si spera in una serie di documenti desecretati. Per la prima volta il Presidente del Consiglio, appena insediato, ha deciso di desecretare numerosi documenti. Penso che questo sia veramente il fatto nuovo che consente a questa commissione sui fatti della Moby Prince di avere degli elementi in più e una possibilità in più di andare alla ricerca della verità. Troppi misteri irrisolti, la commissione si assume una grande responsabilità. La verità è un obbligo morale verso i familiari delle vittime. E noi vogliamo partire innanzitutto dalle audizioni di tutti i soggetti che saranno necessari per approfondire la vicenda. Vogliamo partire da una nostra presenza come commissione a Livorno, nel luogo dove sono avvenuti i fatti, e poi andremo a districare quei fili che si sono annodati, che hanno impedito alla giustizia ordinaria di fare luce su una vicenda che ha lasciato molte ombre. Per la Caremar si prevede un autunno lungo e tormentato. Da Roma giungono notizie non positive sull'incontro in federlinea con i sindacati per la procedura di raffreddamento, in quanto sono stati emessi da tutti i sindacati il verbale di mancato accordo. I sindacati confederali, in queste ore, con un comunicato stampa, hanno dichiarato 24 ore di sciopero il 16 novembre, in quanto la società Caremar è decisa a programmare la sua nuova turnazione, che secondo i sindacati risulta per il personale un eccessivo affaticamento ed un esubero dello stesso.